speriamo che siano una luce, una presenza doverosa, perché è un momento importante per la città, per la nostra regione. Credo che dalle parole che diceva il Presidente è emerso un valore che a noi come istituzione sta molto a cuore, il legame con la città, con il territorio, che è proprio espresso come uno dei punti che può essere una leva in più, una molla in più per questa avventura. In un momento in cui il calcio ha subito gli effetti della globalizzazione, si acquistano squadre da una parte all'altra del pianeta, credo che considerare il legame con la propria realtà un punto, diciamo, di partenza importante sia un fatto sicuramente che noi condividiamo molto. Quindi mi sembra di vedere che c'è una grande motivazione, un entusiasmo e anche un'emozione particolare per questa sfida che viene così presa in mano, che a Perugia, una città che merita molto di più, una tifoseria che non si abbandona mai a grandi entusiasmi o a atteggiamenti di delusione sconsiderata, però che ha avuto nei confronti della squadra di calcio in questi anni sempre una grande vicinanza. Io auguro un grande bocca al lupo, noi come istituzioni per quello che potremo cercheremo di stare vicino alla società, che è una società molto radicata, come dicevo, in questa città. La regione in particolare sostiene molto, nelle poche disponibilità, lo sport dilettantistico, lo sport, diciamo, non professionistico, però nelle forme in cui possiamo collaborare siamo a disposizione. Voglio anche portare il saluto del Presidente dell'amministrazione regionale a questo punto di partenza così importante per lo sport. Abbiamo visto in questi ultimi anni risultati eccellenti su tante discipline, ecco, speriamo che anche il calcio, che da sempre ci ha abituati bene, possa ritornare ai livelli che più abbiamo. Quindi grazie a tutti, in bocca al lupo e arrivederci a presto nelle occasioni che, come ha detto il Presidente, sicuramente nelle quali ci renderemo disponibili.